Salve a tutti carissimi lettori di AppleMobile.it e benvenuti in questo nuovo video nel quale video recensirò per voi questo interessantissimo accessorio per iPhone, iPod Touch e iPod Nano che ci permetterà di visualizzare i nostri file, i nostri contenuti multimediali sulla nostra TV oppure su un qualsiasi monitor o proiettore dotato di entrata e uscita audio video e anche sulla nostra home cinema. Dunque procediamo con un velocissimo unboxing e vediamo che cosa c'è all'interno. Dunque, sollevando questa parte superiore della confezione, troviamo il cavetto prima di tutto bianco e tra l'altro adesso vi parlerò del resto. Troviamo un piccolissimo catalogo, tra virgolette, dei prodotti dell'azienda ed infine troviamo questo piccolo e breve manualetto delle istruzioni, no? Che se comunque non ce ne sarà bisogno perché l'uso è più che semplice. Dunque troviamo il cavetto che da una parte possiede un'entrata a 30 pin da collegare nell'iPhone o nel dispositivo, le tre entrate audio video e una porta USB. Dunque, come dicevo, questa entrata andrà collegata direttamente all'iPhone, all'iPod Nano o Touch, mentre il cavo USB ci permetterà di sincronizzare e caricare e lo stesso dispositivo. Infine abbiamo una lunghezza complessiva di circa 1,5 metri. Eccoci qua ora davanti al nostro televisore per testare questo cavetto. Apriamo quindi apriamo le immagini. Come vedete il video è già qui e facciamo partire questo video. Sull'iPhone verrà visualizzata questa schermata, mentre sul televisore verrà riprodotto il video. Dunque torniamo alla schermata home. Notate come lo schermo si diventi scuro, ecco, quindi non ci sia niente, non viene visualizzata la home, mentre invece andiamo in questo momento a guardare un video su YouTube. Come prima la stessa schermata nell'iPhone, mentre sul televisore viene riprodotto il video. Dunque, un'altra cosa vi volevo far notare: se noi per esempio anziché guardare un video visualizziamo un'immagine, quest'ultima non verrà riprodotta sullo schermo, mentre invece se vogliamo visualizzarla dovremmo avviare una presentazione delle immagini e quindi riprodurre quest'ultima. Anche qui i video, come tra l'altro dicevo prima, vengono riprodotti insieme all'audio o comunque ai brani musicali presenti nel dispositivo in questione. Ok ragazzi, come avete potuto vedere il funzionamento è davvero molto molto semplice, è un prodotto efficace, utile e soprattutto economico che ci permetterà di appunto vedere questi contenuti andando ben oltre il piccolo schermo di questi melafonini o comunque di questi dispositivi. Arrivederci al prossimo video e continuate a leggere AppleMobile.it.